Avete presente quei giorni in cui, dopo ore che hai lasciato quell'attraente letto, covo dei nostri sogni, e a metà giornata non hai ancora ricevuto brutte notizie, quindi c'è la possibilità di passare una giornata relativamente tranquilla? Bene, figlioli, non è questo il caso. Premetto che questo video non avevo in programma di farlo. Avevo intenzione di portarvi in quel territorio inesplorato degli audiodrammi di Doctor Who, data la gigantesca ignoranza che lo riguarda, soprattutto qui in Italia. Per esempio, sapevate che oltre ai dottori classici hanno incominciato da un anno circa a produrre storie col dottore di John Hurt ambientate nella guerra del tempo? Sapevatelo! Tornando a noi, oggi andiamo a parlare della fatidica stagione 10! Come hai risaputo, andrà in onda solo ad aprile 2017, ma sono comunque a buon punto con le riprese. Come è ovviamente di consueto, sul web sono cominciati a sbucare rumor e notizie. Guarda, partiamo dalla migliore, così moriremo dentro poco a poco. È stato confermato che un episodio sarà scritto da una sceneggiatrice della serie classica di Doctor Who. Si tratta infatti di Rona Monroe, ossia colei che ha scritto all'epoca l'ultimo episodio della serie classica. Survival, infatti, non era affatto male. Forse giusto l'ultima parte era leggermente inferiore ai primi due episodi, ma comunque è stato un bel serial che è rimasto nel cuore degli appassionati. Personalmente, da grande amante della serie classica, è l'episodio che mi incuriosisce di più. Sperando che non sia un altro Love and Monsters, ma per arrivare a certe bassezze è meglio rivolgersi a Mark Gatiss. Ah, è stato confermato anche lui come scrittore di un altro episodio. Andando oltre, un'altra conferma è il ritorno di Jamie Matheson per il suo quarto episodio. Lui, infatti, è l'autore dei due dei più decenti episodi dell'ottava stagione, Flatline e Una mummia sull'Orient Express. Ha scritto anche The Girl Who Died, ma ha ricevuto pareri discordanti dal pubblico. Il problema di questo episodio erano le costrizioni rappresentate dall'arco narrativo di Ashilder, che non hanno dato carta bianca a Matheson. Sicuramente andrà meglio questa volta. Sono fiducioso. Partiamo adesso con le batoste. Ripeto, molti sono dei rumor. Quindi sono notizie da prendere con le pinzette per sopracciglia, ma se sono vere. L'episodio 3, scritto da Sarah Dollard, l'autrice di Face the Raven dell'anno scorso, sarà ambientato in epoca vittoriana. Appartiene a questo episodio, infatti, la foto del costume di Capaldi con il cilindro. Secondo i rumor, parlerà di un mostro delle sembianze serpiche che vive sotto al Tamigi. Ok, credo. Insomma, epoca vittoriana può voler dire anche ritirare fuori Vastra, Jenny e Strax, per quel che ne sappiamo. Staremo a vedere. Nel quarto episodio, scritto da Mike Bartlett, scopriremo perché il parquet scricchiola. È a causa delle oniscidee giganti. Addio, addio, mannaggia. Ma che idea del cazzo! No, ragazzi, io esigo un episodio sul perché ci sono le bollicine nell'acqua! Porca Eva, Listen aveva anche il suo perché. Ma ora basta trovare una ragione a qualsiasi cosa. Per quanto riguarda le oniscidee, potrebbero essere i Tractators dalla serie classica. Però che schifo! Di tutti i mostri fantastici che potrebbero usare dalla serie classica, proprio delle creature decerebrate che devono dipendere da un altro essere per avere delle capacità di pensare. Aspetta. Credo di aver appena scoperto il ruolo di David Suchet nell'episodio e sul perché si chiami Landlord. E dulcis in fundo. L'episodio 2, scritto da Frank Cottle-Bryce, ossia l'autore dell'episodio preferito da tutti gli spettatori, In the Forest of the Night. Ancora non mi è chiaro perché l'abbiano richiamato. Si tratta dell'episodio girato a Valencia, di cui tutti abbiamo visto alcune foto lo scorso luglio. Secondo questi rumor, nell'episodio ci saranno dei robot killer con degli emoticon come facce e che abbracciano le persone, riducendo le vittime a degli scheletri. Davvero? Vogliamo veramente ridurci a certi livelli? E il peggio è che questa cosa dei robot è stata verificata da diversi fans che hanno assistito alla ripresa delle scene, oltre che da questa foto. Ma che cazzo è sta merda, dottor? E a me lo chiedi? È un ognomo armato di ascia. A parte che da questa altezza il robot al massimo può fare tutt'altro tipo di servizio. Ma cambiamo argomento! Ieri il web si è spaccato in due in seguito alla notizia di The Mirror, secondo cui le vendite dei prodotti relativi allo show della BBC
accessi sarebbero in calo. Per questo, il network britannico vorrebbe rinnovare il suo marchio quando Stephen Moffat lascerà il timone della sua serie Chris Chibnall, il creatore di Broadchurch. In particolar modo, la BBC avrebbe intenzione di sostituire Peter Capaldi e la sua nuova companion con un duo più fresco e giovanile, ritornando allo stesso format dell'era David Tennant. No! God, please, no! 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 Questa però, cara BBC, non è colpa dei fan, è a causa degli orridi script che non hanno permesso a Capaldi di brillare fin da subito. Per questo la stagione 8 è stata un disastro, per questo molta gente ha lasciato perdere lo show. Non è colpa di Capaldi, ma di sto stronzo che supervisiona tutto. Porca Eva, adesso non solo gli ascolti non contano più come prima, ma tocca pensare al marketing e a come riacquisire pubblico. Pubblico composto prevalentemente da ragazzini e ragazzine che guardano lo show solo per la bellezza dell'attore. Per una volta che lo show stava maturando con la stagione 9, no! Torniamo a fangirlare sul decimo e Rose. Oh, Rose. Oh, quanto mi manca Rose. Oh, vorrei che Rose fosse qui. Oh, e basta, hai rotto il cazzo! Voglio farvi una domanda. Secondo voi, perché la quarta stagione ha avuto un gran successo? Perché tra il dottore e Donna Noble non c'era nessun interesse amoroso? Catherine Tate è stata magistrale nell'interpretare un personaggio che tenesse testa al carattere del dottore e che non gridava dottore ogni volta che si trovava nei guai. E poi il dottore non deve essere giovane per forza. Chi diavolo ci sarà? Eddie Redmayne? Che a tal proposito, citando ciò che ha detto una mia amica, imparate la differenza tra a Eddie Redmayne piacerebbe essere il nuovo dottore e Eddie Redmayne potrebbe essere il nuovo dottore. Lui ha solo detto che gli piacerebbe partecipare allo show, non che è in trattative per la parte. È lo stesso caso di qualche mese fa riguardo a Matt Smith, quando a un'intervista disse che gli manca lo show e che si è pentito di aver lasciato. E subito il web esplose. Matt Smith potrà essere il primo dottore a rigenerarsi in se stesso. Datevi una cazzo di calmata. Onestamente è una mossa piuttosto sbagliata, perché la serie deve maturare insieme al suo pubblico, e con il cambio di registro adoperato con la nona stagione sembravano finalmente aver intrapreso la strada giusta. Basta con contenuti diretti ad un pubblico di monelli. E poi, porca Eva, devono far durare gli episodi 50 minuti o se possibile anche un'oretta circa. 40-43 minuti non sono spesso sufficienti per sviluppare a dovere personaggi o situazioni, o anche tematiche come spesso è successo, ma è anche vero che oggigiorno non si sa di cosa potersi fidare sul web. Sono pur sempre dei rumor. Speriamo però che non diventino realtà. No!